Buongiorno a chi ci sta ascoltando in questo momento e si unisce al progetto Io resto a casa con la mindfulness, portato avanti da tre colleghe e amiche psicoterapeute e praticanti di mindfulness, Cecilia, Cristina e io che sono Neus. Oggi è il secondo appuntamento del progetto e vi presenterò una pratica di meditazione seduta sul respiro. Penso sia interessante parlarvi dei fondamenti della pratica mindfulness. Per praticare la consapevolezza non basta assumere una posizione meditativa e aspettare che succeda qualcosa. Bisogna accompagnarla da un impegno, da un'intenzione e richiede che facciamo attenzione e che guardiamo le cose così come sono. Nessuna di queste cose può essere forzata. Si possono creare le condizioni. Ma lo sforzo di concentrarsi produce ancora più stress e frustrazione. Un atteggiamento neutro, attento e aperto può aiutare come aiuta uno scienziato che intraprende un esperimento. Non sappiamo se questo lavoro funzionerà o meno, ma siamo disposti a sperimentare con curiosità bambina, assumendo l'atteggiamento di testimoni imparziali nei confronti della nostra esperienza. Non giudicandoci in quello che stiamo praticando, già che la pratica è diversa in ognuno di noi. Bisogna avere pazienza, accettando che le cose hanno un loro tempo di evoluzione e comprensione, e poi alla fine arriviamo così a pensare che l'esperienza più ricca della vita è quella che stiamo realizzando ora, non dando per scontato nulla e mantenendo quello che Jon Kabat-Zinn chiama la mente del principiante. Avere fiducia e praticare con consapevolezza ci dà un nuovo grado di responsabilità sulla vita, nella sua interdipendenza. Vedere le cose così come sono, nel momento presente, accettandole, è un passo alla volta. Ogni tanto premendo il tasto play, ogni tanto premendo il tasto pausa, senza cercare necessariamente di ottenere dei risultati. La meditazione è non fare. Infine, l'esperienza di lasciare andare, non catturando il passato o il futuro, che non è possibile, ma osservando e vivendo in maniera consapevole le risorse del presente che scorre. L'oggetto della meditazione di oggi sarà l'attenzione al respiro, all'aria che entra ed esce dalle narici, all'ascolto di ogni sensazione fisica ed emotiva che ci accompagna. Poter essere vicini ad ogni cosa respirandoci dentro, stabilizzando e calmando la mente dei suoi tanti pensieri ed imparando con gentilezza a lasciare andare, a non trattenere le distrazioni per rimanere nell'esperienza del respiro nel qui e ora, momento dopo momento. Respiro dopo respiro. Buona meditazione. Meditazione seduta sul respiro e le sensazioni fisiche. Per iniziare abbiamo bisogno di trovare un ambiente che sia calmo, tranquillo, dove non ci sia un telefono che squilla o persone che passano. Ci serve un cuscino di meditazione se vogliamo stare a terra, o uno sgabello o una sedia. Se siamo su una sedia, dobbiamo prestare attenzione alla postura del corpo. I piedi appoggiati a terra, le gambe in parallelo, le ginocchia formano un grado di 90 con il pavimento, le mani sono sulle gambe, la schiena è dritta e non è appoggiata allo schienale.
Il mento è leggermente inclinato a terra. È importante essere comodi e sentire che questa è una postura che ci dona stabilità. Adesso possiamo portare l'attenzione su questa postura del corpo in questo momento. Chiudiamo gli occhi o manteniamoli socchiusi con lo sguardo in basso in un punto senza focalizzare. Questa esperienza di meditazione è un'esperienza del fermarsi, cioè del fare il non fare. E quindi incominceremo a portare un'attenzione consapevole sulla postura e in particolar modo l'attenzione va ai punti di contatto, alla pianta dei piedi che sono appoggiati a terra, alle mani sulle gambe o le mani in grembo, appoggiati una sull'altra, alle sensazioni di queste mani, ai glutei che appoggiano sulla sedia e quindi alle sensazioni di morbidezza o durezza di questa sedia o poltrona. E poi l'attenzione va anche alla schiena, dritta ma non rigida, alle spalle che sono aperte e rilassate e al mento che è leggermente inclinato all'ingiù. E possiamo anche immaginare con l'occhio della mente che la testa è sorretta da un filo che ci fa mantenere una postura dignitosa. Sperimentiamo ogni cosa che sta accadendo in questo momento con un'attenzione che sia gentile, con curiosità, come la curiosità del bambino, con un'attenzione in più che non è critica e non giudica. Quando meditiamo, non c'è qualcosa che è giusta o sbagliata. Quando meditiamo, siamo a contatto con quello che c'è in questo momento. E va bene così, senza voler cambiare nulla. Adesso possiamo allargare la consapevolezza da questi punti al corpo intero, così come è seduto, e a tutte le sensazioni che proviamo, e come queste sensazioni cambiano. Per poi portare l'attenzione direttamente al nostro respirare. Al flusso costante dell'inspirazione e dell'aspirazione.
Sentiamo l'aria che entra ed esce dalle narici. O sentiamo il respiro nel torace o nella pancia. E lasciamo che sia il respiro a guidarci attraverso l'esperienza corporea, senza pensarci. E notiamo come nell'inspirazione il petto si allarga, accogliendo l'aria, e come poi si distende nell'espirazione. E notiamo come la pancia si solleva nell'inspirazione e come si distende poi nell'espirazione. Possiamo anche notare che la mente si è allontanata da questo momento, che la mente è andata altrove, che vaga. Questo non è un errore. La mente fugge spesso, non può mantenere per molto tempo la concentrazione sul respiro. E va bene così. È così la mente umana. E quindi, senza giudicarci, abbiamo una nuova opportunità di consapevolezza. Riportiamo con gentilezza l'attenzione a questo respiro. E lasciamo andare ogni pensiero o immagine che si erano affacciati poco prima. Non abbiamo nessun obiettivo. Solo essere nella presenza mentale qui e ora. Diventare consapevoli della respirazione è una possibilità di assaporare la vita. In ogni inspirazione e in ogni espirazione abbiamo tutta la vita. Se notiamo ancora che la mente si è allontanata, è una nuova possibilità di risveglio. Osserviamo dove la mente è andata e con gentilezza e con fermezza ritorniamo a questo respiro, a questo momento, lasciando andare qualunque altro pensiero si è rappresentato. La nostra attenzione è sull'oggetto respiro. E più
e più volte ritorniamo all'inspirazione, alle sensazioni fisiche del respiro e all'espirazione. Com'è la mente in questo momento? Notiamo la qualità della mente ora. Notiamo la sua maggior o minor calma e stabilità. E continuiamo ancora a respirare. Il suono della campana ci indicherà che la pratica è finita e possiamo aprire gli occhi lentamente, con calma, ognuno al suo ritmo, e possiamo anche portarci con noi, può essere interessante, portarci con noi nel resto della giornata. Questa sensazione che adesso abbiamo e anche la possibilità che possiamo ritornare ogni volta che vogliamo a praticare il respiro consapevole.